Consiglio comunale per approvare variazione di bilancio e bilancio consolidati sono stati approvati a maggioranza, ma un punto importante riguarda la Teramo Ambiente, le ha dato un altro ultimatum. In realtà noi in questa fase non possiamo che guardare quello che succede a Venezia, è una partita che non stiamo giocando noi, non siamo dentro, ma francamente non siamo più disposti ad aspettare. È una comunicazione che ho fatto formalmente, ma l'avevo già fatta anche per le vie brevi sia al curatore, ma per il tramite del curatore, quindi anche al tribunale, non possiamo più attendere questa situazione di stallo che si è determinata a Venezia, una procedura che si è chiusa, ma in cui ancora non è stata definita con l'ingresso di un socio privato con il quale noi vogliamo sederci, perché sarà l'interlocutore, rappresentare quella che è la situazione della Teramo Ambiente in un momento decisivo per la Teramo Ambiente, per i lavoratori che vogliamo assolutamente tutelare, ma anche per il Comune di Teramo che ha come unico committente e unico socio privato, socio di maggioranza, pubblico di maggioranza, unico committente, unico soggetto che può tenere in vita la Teramo Ambiente, abbiamo il dovere intanto di regolarizzare il servizio perché siamo senza contratto e con un affidamento scaduto, quindi noi con i nostri uffici abbiamo già avviato il percorso di studio di uscita da questa situazione e ovviamente dobbiamo per correttezza confrontarci col socio privato che formalmente non è ancora entrato. Non siamo più disposti ad attendere oltre, ci hanno assicurato che in settimana ci sarà un incontro decisivo col giudice delegato e ovviamente massima interlocuzione, pieno rispetto, ma noi dobbiamo tutelare i lavoratori, Teramo Ambiente, il Comune di Teramo, la città tutta. C'è un ricorso in Cassazione che pende, ricordato. Sì, questa è anche una notizia che pubblicamente è uscita e che però non ha un effetto sospensivo della procedura. I tempi comunque non sono determinati e determinabili, quindi una situazione di stallo in primo luogo non è giustificabile sul piano giuridico. Ma oltre questa settimana non, lei ha detto non si può andare, quindi che prevede? Nel senso che noi comunicheremo a Venezia che comunque inizieremo a valutare gli altri percorsi che abbiamo sempre. Tipo anche l'affidamento al Mote? Ma quello è legato anche alla questione Mote, è legata allo stato del Mote, dei requisiti e alla questione legata all'Agir anche. Ma abbiamo comunque l'intenzione di regolarizzare, il dialogo con la Regione per l'Agir è fondamentale e di avviare anche la vendita delle quote, comunque l'avvio delle gare per anche la gara a doppio oggetto per le quote del socio privato che al momento è in stallo perché il socio privato non entra ed è bene che il socio privato sappia anche quello che il Comune di Teramo vuole fare. In sintesi vuole regolarizzare assolutamente la situazione del servizio di igiene urbana e mettere in sicurezza i lavoratori di Teramo Ambiente.